Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Un giorno e poche ore al 2014. Bentrovati. Oggi a Prima il Nord, Roma Capitale. La Lega contro la banda del buco. Meno sprechi a Roma, più risorse per i cittadini. Signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo di fronte all'ennesimo passaggio parlamentare riguardante Roma Capitale. Sono decisamente troppi. Soprattutto perché ogni passaggio ha visto confermate e aumentate le prerogative, i poteri, i privilegi, in definitiva la disparità di trattamento sempre a favore di Roma rispetto agli altri comuni del paese che tra l'altro non possono godere del privilegio che deriva dallo status di capitale. 23 miliardi con i quali sono stati ripianati i debiti di una città a Roma. È stata fatta una sorta di bad company, una new company con la famosa Roma Capitale, ma nonostante ciò ci ritroviamo dopo solo cinque anni, un ulteriore buco di 8 o 900 milioni. Allora, quello che ritroviamo scandaloso è il caso unicum, sì, di Roma, perché sembra quasi, le rubo 10 secondi, sembra quasi una riedizione dell'operazione Alitalia. Bad company, new company, ma alla fin fine il risultato non cambia. Ci sono comuni che sicuramente indebitati per una cattiva gestione di tutto il paese, però che non hanno le stesse regole. Oggi Roma, come sempre, arriva ad avere sempre l'aiutino di Stato quando gli altri comuni hanno solo il patto di stabilità, che vuol dire, tradotto, patto di stupidità. Che i comuni in dissesto, differenti da Roma, il dissesto se lo pagano. Mentre Roma, il suo dissesto, devono pagarlo tutti i cittadini di tutto il paese, avendo anche in questo, nella legge di stabilità, la previsione di 600 milioni regalati al Comune di Roma. Per dire, non è bene che ce l'abbiamo con Roma Capitale, però gestiscano bene i soldi, per dire una cosa molto semplice. Ha quasi 5 milioni, Roma fa quasi 5 milioni di turisti al giorno, 5 milioni di pernotti a 2 euro al giorno. A pernotto vorrei dire che sono una cifra interessante per poter risolvere le situazioni e gestire al meglio le cose. I comuni spendaccioni continuano a gettare denaro dalla finestra. I fondi per alcuni comuni presenti nel bilancio di assestamento gridano vendetta, onorevoli colleghi. È inammissibile che ci siano comuni che hanno sempre lavorato in maniera corretta, chiudendo bilanci, anche togliendo e tassando maggiormente i cittadini, togliendo i loro servizi pur di arrivare ad una comunque chiusura di bilancio senza deficit. Quindi chiediamo che ci sia il rispetto, e mi permetto di dire rispetto, di quei comuni che sempre hanno lavorato bene con un sistema virtuoso di rispetto dei cittadini, delle tasse che fanno loro pagare e di quello che proprio è il sistema dei servizi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.